Il Covid-19 non frena i festeggiamenti in onore della Vergine Immacolata. Come ogni anno, Bitonto celebrerà la sua patrona, seppur con un programma ridotto e a prova di misure anticontagio. La festa, già anticipata dai contest digitali Gio Madonnari 2.0, Altari Mariani e dal concorso letterario, entrerà nel vivo come sempre il 25 e 26 maggio. Il lunedì alle 8.30 nella Basilica dei Santi Medici presso l'Altare del Miracolo si terrà la Santa Messa, celebrata dal vicario vescovile Don Gianni Giusto e da Don Vito Piccinonna, parroco rettore del santuario. Prevista per le 20.30 invece l'accensione luminosa di Porta Baresana, a cui seguirà in cattedrale la veglia mariana sul tema Maria e la Chiesa, una sola madre, animata da Don Rocco Priore, viceparroco della cattedrale, e dai giovani. Il giorno successivo, alle 8, lo scampanio delle chiese di Bitonto annuncerà lo scoprimento del quadro. Il rituale sarà accompagnato dall'invocazione alla Vergine di Don Ciccio Acquafredda, parroco della cattedrale, dalla recita della preghiera alla Vergine di Dante con Raffaello Fusaro e dal canto del Magnificat eseguito dal soprano Anna Lacassia. Alle ore 19 in cattedrale, messa solenne presieduta dall'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci, con la partecipazione dei parroci della città e l'accompagnamento musicale della Schola Cantorum della cattedrale. In serata si terranno anche la consegna delle chiavi della città alla patrona da parte del sindaco, la preghiera Maria con voce recitante di Raffaello Fusaro, un omaggio musicale a cura del coro lirico Città di Bitonto e la premiazione del concorso letterario riservato agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori. Nell'atrio dell'Episcopio saranno esposti e premiati i disegni dei bambini partecipanti al concorso Gio Madonnari 2020. Tutti gli eventi, dato il divieto di assembramenti, potranno essere seguiti grazie alle dirette streaming, che saranno trasmesse in TV e sulla pagina Facebook del Comitato Feste Patronali.